Ciao ragazzi e bentornati su Questa che si gira, devo prendere il foglio. Allora, bentornati su Itinerari di pesca. Allora, se ci vedete, è partito un bambino. Ci vedete vestiti uguali alla intro del video di Calcinaia, perché lo stiamo registrando dopo questo vlog al volo, perché sono le 11 di sera, è tardissimo e devo fare 3 video in 3 giorni perché poi parto per lavoro. Quindi in questo vlog cosa vi parleremo? Parleremo di una serie di cosine veloci veloci e alcune cose da ricordarvi. È tanto che non facciamo un vlog, eh sì. E quindi niente, abbiamo deciso di ritornare un pochino ai vecchi stili, quindi delle due sedute con dietro il computer. Non è vero, non avevamo voglia di montare tutto il cazzo a fare del green screen, abbiate pazienza. Detto questo, allora, il tour con tappe e perché non in Austria? Allora, Veronica, ce lo vuoi spiegare te perché non saremo in Austria? Allora, non potremo essere in Austria perché primo hanno spostato le sue ferie. Yes. Secondo hanno spostato le sue. No, vedi, di conseguenza. E secondo perché in Austria in quel periodo c'è già una gara, una competizione, quindi l'hotel era tutto strapieno. Quindi ci spostiamo in ottobre e quindi faremo il DP on the road 5 in Austria. Jonathan, se vedi questo video, in ottobre ti do le date, appena le date per partire, per prenotare la camera. Poi, le tappe quali sono del DP on the road 4? Allora, dovrebbero essere ad oggi Napoli, prima tappa, seconda tappa Roma, poi Ancona nelle Marche, comunque zona Marche, e poi saremo in 3 tappe, cioè in 2 tappe a Verona, perché faremo Trinità e il lago di Atlantide. Trinità faremo carp fishing e feeder fishing, ad Atlantide faremo invece pesca spinning dalla barca, insieme a Riccardo Fanucchi. Per quello che riguarda invece gli altri posti non abbiamo ancora deciso gli spot, e per Napoli c'è un ragazzo, se stai vedendo il video, ti ho mandato messaggi su Telegram, su Instagram, su Facebook, ma vuoi rispondere? Contattaci! Ma vuoi rispondere per piacere, che mi dici vieni qua, vieni a Napoli, e poi quando io ti programmo il video tu non mi rispondi. Ah, quindi, non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi, qui dovrebbe essere. Poi vi ricordiamo che in questo periodo stanno girando i nostri video delle DP on the road 3, dove? Su cacciare e pescare, no, pescare, su pescare e cacciare TV. Canale 808 di... Era 803? No, 808. Mi sbaglio sempre io, e la seconda è sbagliata lei. Quindi se volete vedere in anteprima i video delle DP on the road 3 che usciranno finita la rotazione da Sky, appunto, trovate su Sky i video in questo periodo. Vi ricordiamo anche che noi collaboriamo con la nota rivista del settore Pesca In, dove ci è stato concesso da un paio di mesi di fare addirittura 2 articoli al mese. Sì. Un articolo riguarda la tecnica feeder o tecnica passata, e un articolo invece dove vi presentiamo il proprio stile itinerario di pesca, vi facciamo conoscere i laghi che noi frequentiamo. Quindi come pescarci e tante altre cosine particolari che vi potrebbero servire appunto per organizzare una vacanza di pesca. Andiamo avanti con le notizie di questo telegiornale. Pasture e pellet. Sì. E molti ci state chiedendo le pasture, di comprarle, dove si compra la pastura, dove si compra il nostro pellet. E stiamo testando. Oh, siamo in alpha test. Alpha test significa che chi di voi gioca ai videogiochi sa cos'è un alpha test. Stiamo ancora sviluppando le pasture, ma le stiamo sviluppando insieme a voi, le stiamo provando nei video adesso, per capire le problematiche relative alla meccanica, come lavorano le pasture, le bagnature. Da lì poi faremo un beta test dove proveremo le pasture finite e poi le proporremo ad alcuni pescatori più o meno famosi per vedere appunto il loro punto di vista e cosa ci chiedono di peggiorare, migliorare, cambiare. Peggiorare però, vabbè. Invece per quello che riguarda il pellettato è già pronto, però stiamo cercando nuove formule per fare anche del pellet da innesco, quindi ci stiamo lavorando anche su quello e arrivano le vostre notifiche come sempre. Yes. Da luglio infine arriva l'ultima... qualche modifica sui vari social. Sì, ci saranno delle modifiche molto importanti sui social. IDP crescerà o cambierà, non vi posso dire di più, però alcuni social verranno spostati, modificati, sistemati, aggiunti, alcuni social verranno potenziati, tutto perché grazie al nostro responsabile marketing, che è Thomas Las, che è entrato da poco nel progetto insieme comunque al lavoro che stanno facendo gli altri ragazzi Luca, Michael e Gabriele sui vari social, e il mio lavoro e il suo su YouTube e su Instagram,
abbiamo capito dove e come potenziare per darvi ancora una migliore esperienza insieme a noi di DP. Noi, cioè noi, voi, tutti insieme. Tutti insieme. Ragazzi, sì, sono lucido perché sto sudando come un cammello. Cioè, i fari puntati, lei mi ha spento il ventilatore per il rumore. Detto questo, ragazzi, un breve vlog, era tanto che non lo facevamo. Ci fa anche ogni tanto piacere ritrovarci qua davanti alla telecamera per ritornare ai vecchi tempi. Ai vecchi tempi. Detto questo, vi ricordiamo come sempre che se questo video vi è piaciuto di cliccare mi piace, commentare, condividere, di iscrivervi al nostro canale e di venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca e su, per ora, tutti gli altri social: Instagram, Twitter, Telegram e forum itinerari di pesca italia.forum.it, non lo ricordo mai, però dovrebbe essere .it. Yes. Detto questo, ragazzi, vi ringraziamo ancora per tutta la passione con la quale ci seguite, tutto il supporto che ci date. Se volete darci in privato il vostro numero di carta di credito, quello dello zio Peppe, noi siamo contenti. Detto questo, vi salutiamo. Ah, se c'è qualche sponsor che vuole far parte del progetto Atabaga, scherzi a parte, vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre il nostro motto: Catch and release. Oh, vorrei di ritrattato. Finish it. Finish it.